toccare sulla fronte il tempo che passa volando in un marzo di polvere di fuoco, e come il nonno di oggi sia stato il ragazzo di ieri. Se vuoi ascoltare un solo per gioco il passo di mille pensieri, tu chiedi chi erano i Beatles, tu chiedi chi erano i Beatles. E fa parte della nostra storia. Grazie. Grazie a voi, grazie a Roberto Roversi che ha scritto questa splendida poesia che noi abbiamo musicato. E di Roberto Roversi parleremo più tardi. Con gli Stadio, ben trovati, canale 505 Sky TG24, siamo in diretta da Ischia, premio
internazionale di giornalismo. Siamo arrivati alla 35esima edizione e parleremo di storia. Parleremo di una storia che viene raccontata tutti i giorni, non sappiamo ancora che lo sia, è la nostra quotidianità. Parleremo di una storia, quella dei 35 anni di questo premio, che appartiene a tutti noi. Per incominciare nel modo migliore abbiamo chiesto aiuto all'ANSA, abbiamo preso le fotografie di quella nostra storia e queste fotografie sono diventate la nostra sigla. Questa edizione, il premio è un riconoscimento a chi ha ricercato e raccontato nell'arco di una intera carriera la propria verità attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Un premio per Ischia, Ischia che rappresenta da sempre un crocevia tra culture diverse, un ponte fra la tradizione culturale europea e quella del Mediterraneo. Così scriveva Giuseppe Valentino 35 anni fa, ideando, creando, pensando questo premio. Aveva ragione, perché in questo luogo, in questo naturale crocevia abituato a parlare tutte le lingue del mondo, beh, proprio a Ischia si poteva portare un premio di questo valore. L'albo d'oro, come si dice in questi casi, è un albo ricchissimo, è un albo che porta con sé i nomi più belli della stampa, della radio, del giornalismo, e mano a mano nel tempo tutte le categorie si sono arricchite, perché l'informazione si è arricchita, perché il modo di fare informazione è cambiato, perché naturalmente con l'informazione che cambia e che cresce, crescono anche i protagonisti. I protagonisti sono tantissimi e la nostra formula questa sera sarà quella di avere un premiatore, ovviamente chiamare il premiato. Intanto il primo grazie va alla giuria di questo premio internazionale, una giuria che lavora tutto l'anno, una giuria che prende l'applauso, perché davvero, nonostante il lavoro sia poi altro, cioè il lavoro dei giornalisti ed è un lavoro che non lascia davvero un giorno di riposo, beh, questa giuria si riunisce per assegnare questi premi, lavorando, se serve anche discutendo, perché così si fa, e scegliendo davvero i migliori tra i migliori. Dicevamo, ci saranno anche interviste che noi faremo a grandi maestri del giornalismo, ma ho detto, prima di tutto c'è un premiatore. Allora, per il primo premio, che è quello di commentatore sportivo dell'anno, ho bisogno di Paolo D'Alessio, commissario straordinario dell'Istituto di Credito Sportivo, che mi raggiunge qui da centrocampo o centropalco. Ben trovato. Allora, ci spostiamo solo un istante. Partiamo subito. No, la domanda sul calcio riguarda la politica dei nuovi stadi in Italia. Non commentiamo fatti di nazionale. Nuovi stadi, anzi direi nuovi impianti sportivi, perché il nostro paese ha un livello di arretratezza abbastanza forte anche nel settore dello sport. Comunque il legislatore è intervenuto a fine anno, il 27 dicembre, e ha previsto delle condizioni particolarmente favorevoli per realizzare, ristrutturare impiantistica sportiva sotto diversi aspetti, amministrativo, agevolazioni finanziarie e ovviamente i tempi contenuti e anche possibili compensazioni per quanto riguarda tanti servizi. Così potremo finalmente avere una nuova generazione di stadi, una nuova generazione di impianti sportivi confortevoli, comodi, moderni, multiservizi,
dove vorremmo andare anche con la famiglia e con i figli. Quello che serve, nuova generazione non soltanto di atleti, ma nuovo modo di pensare lo sport nel nostro paese. E allora il premio Ischia per il commentatore sportivo dell'anno. Marino Baccetti. Marino Bartoletti, questa è la motivazione, il premio Ischia, racconto sportivo, va a Marino Bartoletti per l'indiscussa capacità di informare gli appassionati dello sport con oggettività, efficacia e precisione. Osservatore attento e mai banale delle gesta di grandi eventi sportivi, Marino Bartoletti nella sua lunga carriera è stato più volte precursore di nuovi paradigmi informativi. Il premio? Prego, il premiatore consegna il premio, capisco che... Va bene, ecco. Allora, questo è il premio per Marino Bartoletti. C'è innanzitutto una domanda da parte del direttore del Mattino, Alessandro Barbano. Direttore. Allora, prima, ecco, facciamo arrivare il microfono al direttore, è evidente, insomma, sì, siamo in diretta e tutto ciò è assolutamente regolare, e poi sentiremo la voce inconfondibile di Marino Bartoletti, che tutti noi conosciamo bene, tutti quelli che amano lo sport e lo vogliono capire bene attraverso le sue parole. Alessandro Barbano. Marino, tu torni da Rio e purtroppo non posso non porti una domanda bruciante. Ciò che fa male, al di là del rientro anticipato a casa, e questo senso di sfarinamento del tutto, no? Sembra proprio che un sistema sia imploso. Dobbiamo rifondare davvero, oppure possiamo salvare qualcosa di questa esperienza? Guarda, questi sono giorni abbastanza difficili per lo sport italiano e per il calcio italiano in particolare. Sono giorni anche di grandi lezioni per noi giornalisti sportivi e non sportivi, che eravamo pronti a parlare di tragedie, di disfatte, di fallimenti relativi al ritorno precoce della nazionale italiana da Rio. Poi, nello stesso giorno in cui l'Italia veniva sconfitta dall'Uruguay, è morto un ragazzo che si chiama Ciro Esposito. Questa è una vera tragedia. Questo è il vero fallimento di un movimento sportivo, forse anche sociale, che non garantisce ai cittadini e ragazzi di 30 anni di poter andare a vedere una partita senza correre il rischio di essere ammazzati. La nazionale non può essere migliore del movimento sportivo che rappresenta, il calcio non può essere migliore del paese che rappresenta. Allora lasciami dire che è il paese che dovrebbe rimettersi in moto, come hanno fatto per il calcio la Germania, il Belgio, la Svizzera, ricominciando dalla progettualità, dall'entusiasmo, dalle legalità, dai buoni esempi e anche da un concetto nuovo e importante di integrazione. Se si rimette in moto tutto questo, anche il calcio italiano, anche la nazionale italiana, andrà sicuramente meglio. Marino Bartoletti, grazie, grazie. Prego. Il premio Ischia Comunicatore dell'Anno. Il premio Ischia Comunicatore dell'Anno ha un presidente che è Stefano Lucchini, che ci raggiunge qui sul palco per premiare. Presidente, eccolo, fatti i premiatori, da qui saliamo, ben arrivato e ben trovato. Ci spostiamo da questa parte per permettere poi di vedere in primo piano il premiato, la comunicazione, facciamo vedere prima. Comunicare, e in questo caso comunicare ciò che è
più complesso, ciò che è più difficile, perché molto spesso la comunicazione del dolore, di un dolore che avviene ad una distanza chilometrica molto forte da dove noi ci troviamo, potrebbe portare con sé quasi uno sbiadire, no, della notizia. Non è così, viceversa. Non è così, almeno cerchiamo che non sia così, perché è il nostro lavoro quotidiano di informare le persone che ci sostengono e soprattutto il grande pubblico, è di far vedere più vicina dei drammi che ci sono, che sembrano lontanissimi e invece riguardano persone esattamente come noi. Allora, noi possiamo vedere un video prima ancora di effettuare fisicamente la premiazione. Questo è il lavoro di Emergency e questo è il lavoro per comunicare ciò che fa Emergency. Vediamo. Un chirurgo di guerra milanese, il dottor Gino Strada, è stato incaricato dal governo ruandese di rimettere in funzione un reparto di una mobilitazione. Dopo l'appello di Emergency per l'abolizione delle linee antiuomo che sono state recapitate al Quirinale e 1 milione di Stati Uniti dichiarano guerra alla Francia. Sono subito l'ambasciata americana che informino che quella bandiera bianca illuminata che si vede nel centro di Kabul è l'ospedale di Emergency. 7 camion arrivati adesso qui in Panjshir, equipaggiamento medico, strumenti chirurgici, bellissimo, bellissimo. Pioggia di fuoco sotto una costruzione antimissile irachena con cannoni. Centro di cardiochirurgia gratuito di tutto il continente. Emergency, dopo l'Afghanistan e l'Africa, ha aperto un centro anche in Sicilia. La Simonetta Rola, coordinatrice dell'ufficio comunicazione e stampa di Emergency ONG Onlus. La strategia e le azioni di comunicazione messe in atto da Simonetta Rola hanno permesso ad Emergency di rafforzare nel tempo la propria notorietà e reputazione, accrescendo in maniera determinante le attività nel mondo. La domanda arriva dal direttore dell'Osservatorio Romano, Giovanni Maria Viano. Direttore. La difficoltà di comunicare queste situazioni che vengono da lontano, ne parlavamo prima, dal Kurdistan, la Repubblica Centroafricana, l'Italia. Qual è lo scopo della comunicazione che lei sostiene in modo così efficace? Non far sembrare queste storie così lontane, come dicevo prima. È un lavoro difficile perché bisogna sempre evitare di esibire il dolore degli altri, perché è appunto di questo si tratta. Ma è farlo vedere, farlo conoscere perché le persone possano aiutare e perché le persone possano capire che cosa comportano certe scelte che vengono effettuate spesso in nome di cose che sembrano inevitabili come la guerra, ecco. Per noi la cosa essenziale è far capire le conseguenze di quello che succede e sensibilizzare le persone su quello che è effettivamente una scelta, ad esempio una scelta politica. E arriva questa comunicazione, sia pure in parte, arriva anche nei paesi coinvolti da queste situazioni? Arriva il nostro lavoro lì. Le persone, lei faccia conto che in Afghanistan noi abbiamo curato quasi 4 milioni di persone e una popolazione di 25 milioni. Quindi arriva il nostro lavoro e tutta la nostra comunicazione deriva dal nostro lavoro, ovviamente. Per cui lì noi siamo testimoni del lavoro, abbiamo dei testimoni in loco che sanno valutare quello che facciamo perché magari hanno avuto il parente, il figlio che sono stati curati presso i nostri ospedali. Allora, Stefano Lucchini, consegniamo il premio da consegnare. Lui è il presidente del Premio Ischia Comunicatore dell'anno e questo è il premio che va a Simonetta Rola e ad Emergency. Grazie. Prego. Allora, abbiamo raccolto delle pillole, quelle che possono essere definite così, vale a dire messaggi, comunicazioni per chi, innamorato di questo premio, presente a questo premio, come ad esempio la persona che citerò in questo momento, sin dall'inizio, ecco, persone che hanno voluto esserci anche questa sera. Lui vuole esserci innanzitutto parlando e affidando al video le sue considerazioni. Il giurato della prima edizione, parliamo del 1980, è lo storico direttore
dell'ANSA e gli abbiamo fatto una domanda che riguarda l'avvento del web, come ha cambiato il modo di fare giornalismo. Sentiamo come ci risponde il grandissimo Sergio Lepri. Internet può anche uccidere il giornalismo. Perché? Ma il giornalismo è mediazione fra la fonte e il destinatario dell'informazione. Internet permette di raggiungere, di ottenere l'informazione direttamente dalla fonte, senza bisogno quindi della mediazione giornalistica. Ma le fonti che troviamo in internet sono tutte credibili? E le tante informazioni, tante tantissime che troviamo in internet, sono tutte garanzie di verità? E allora ecco, il giornalismo può mantenere o recuperare la propria autorità nella misura in cui, e soltanto nella misura in cui, sia produttore di un'informazione affidabile. Allora eccoci rientrati, sta facendo la foto a se stesso. Possiamo chiedere al nostro regista Francesco Venuto se può riprendere questo gigante del giornalismo, a cui vi prego di tributare l'abbraccio e un applauso, per cui direttore, grazie. Con il nome della sintesi, detto, io parlo solo attraverso questa immagine, quindi questo è quanto, questo è quello che volevo fare. Allora, parliamo del premio Ischia online, visto appunto che ci siamo spostati a trattare anche questo tema, lo facciamo con il primo cittadino di Ischia, signor sindaco, Carmine Monti, eccolo qui con noi, ben trovato. Allora, intanto facciamo una cosa, sindaco, saliamo sul palco, così guadagniamo tempo e abbiamo molte cose da raccontare. Quando era vice sindaco, e ovviamente è stato lui a dirmi di ricordare che siamo in piazza Santa Restituta, a Lacco Ameno, ovviamente sindaco di Lacco Ameno, che vede che ho fatto l'errore, no, ho fatto per stimolare la risposta. Allora, quando era vice sindaco, fu lui ad andare a portare il titolo di cittadino onorario. Allora, io penso che questo premio sia una vera e propria risorsa per l'isola d'Ischia, per la Campania e in generale per il giornalismo. Lo penso perché nel 98 ho avuto l'onore di conoscere Indro Montanelli, perché come comune di Lacco Ameno, in occasione del premio, gli concedemmo la cittadinanza onoraria. Io gliela portai a Cortina e ho avuto il piacere di trascorrere con lui molte ore, e lui mi disse: tu sei un giovane, dice, per avere successo nella vita, nella sua professione, in qualsiasi professione, come ho fatto io, ci vuole molto coraggio. E io penso che questo premio in tanti anni ha premiato molte persone coraggiose e molti giornalisti coraggiosi. Persone di coraggio, giornalisti coraggiosi, il premio arriva adesso alla sua categoria online, vediamo insieme chi viene premiato. Massimo Sebastiani, capo redattore centrale del NASA, sito web del NASA. Allora, la motivazione: con il restyling realizzato quest'anno, ansa.it ha raggiunto alla consolidata autorevolezza e tempestività dei suoi contenuti una veste grafica che ne esalta le immagini, il linguaggio web, abbiamo alle nostre spalle il sito di cui stiamo parlando, e gli approfondimenti. Ci sono 10 milioni di utenti unici che hanno adesso a disposizione una grafica ovviamente che rende particolarmente efficace e piacevole la navigazione. La navigazione significa gli smartphone e i tablet, e uno spazio dedicato all'intervento dei lettori per commentare le notizie. Il sindaco di Lacco Ameno consegna il premio Ischia Online a Massimo Sebastiani, e prima delle parole ovviamente del premiato c'è una domanda che arriva dalla Germania, nel senso che a farla è Tobias Piller, corrispondente economico per il Frankfurter Allgemeine Zeitung. Buonasera, la mia domanda viene proprio da quello che ha detto il direttore Lepri. Così, le informazioni corrono molto più velocemente, da un lato è ANSA sta in mezzo a questa corsa, dall'altro lato ANSA è sempre nel giornalismo la Bibbia, o deve funzionare come un orologio svizzero e veramente deve dare
con precisione le informazioni, siamo tutti abituati a questo. Allora, quale è la ricetta magica dell'ANSA per dare le informazioni tutti corrette, ma ancora sempre più velocemente? Perché altrimenti, se non ci riesce, ci corre nella direzione veloce, direzione sbagliata, tutto il paese, tutto il giornalismo. Allora, come lo fate? Dunque, è abbastanza semplice però in realtà rispondere, perché per noi non è così magico, nel senso che se uno ci pensa, un'agenzia di stampa, la prima agenzia di stampa d'Italia, è online da molto prima che esista il web, cioè è abituata al tempo reale e alla velocità da molto prima del web. Si è trattato soltanto, diciamo, di adattarsi ad uno strumento che per noi da questo punto di vista era abbastanza naturale, e fare lo stesso lavoro che facciamo con il notiziario tradizionale, per utilizzare anch'io le parole del direttore Lepri, cioè continuiamo a fare anche sul web un pochino la sentinella, diciamo così, dell'informazione il più possibile accurata e corretta. Diciamo che da questo punto di vista siamo abituati alla velocità, ci abbiamo messo dentro, come giustamente credo riportato nella motivazione, i tantissimi contenuti che prima di questo restyling erano forse meno visibili e che l'ANSA ormai da molti anni produce, sia sul fronte testuale con gli approfondimenti, sia con le immagini e i video che in particolare negli ultimi anni sono cresciuti moltissimo. È un lavoro tra l'altro di squadra, io ritiro il premio, ma in realtà lo ritiro per tutta la redazione. So che si dice sempre, ma mai come nel caso di un sito web, questo è vero. E quindi naturalmente il ringraziamento, oltre che ai lettori, ai 10 minuti 20 11 mese, va ovviamente a tutta la redazione che ha fatto questo lavoro e a chi ha realizzato il restyling grafico, che è lo studio Cases di Barcellona, coordinato dal nostro Angelo Marrara a Roma. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie Shani, insieme premiatore e premiato, se non ci fossero, e questo forse è bene ricordarlo sempre in tutti i lavori, ma nel nostro lavoro in particolare le redazioni, chiaramente il nostro lavoro non sarebbe lo stesso, è un gioco di squadra, sembrano parole fatte e dette chissà quante volte, in realtà è così, grandissimo gioco di squadra quando sono grandissime redazioni a giocare. Un altro vincitore del premio Ischia, parliamo di Joaquín Navarro Valls, ha voluto essere presente anche lui qui questa sera, intanto raccontandoci i punti di contatto nella comunicazione tra Papa Giovanni Paolo II e Papa Francesco. Penso che Giovanni Paolo II è stato il Papa che ha portato, ha introdotto con una straordinaria autorevolezza e brillantezza questa istituzione storica del pontificato nella modernità, e lo ha fatto a livello universale, ha anche aiutato in questo per la sua capacità di parlare 6-7 lingue diverse, in tutto il mondo ha portato questo messaggio. Papa Francesco ha delle qualità molto singolari dal punto di vista della immediatezza, di questo connettere subito con la persona concreta. E questo io penso che lo ha fatto così singolare nel paesaggio comunicativo attuale, no? Allora, comunicazione, credibilità e coerenza, perché questo è il modo in cui si deve comunicare. Noi per la sezione Mediterraneo vogliamo capire quanto sia difficile questo tipo di comunicazione quando a farlo nell'area dove si decide è una donna. Con noi il direttore di Sky TG 24, Sara Varetto. Buonasera. Allora, quante difficoltà? Tante difficoltà, soprattutto in certi contesti, perché diciamo la realtà sta cambiando, lo sappiamo, anche nel ruolo di comunicatori, di direttori, di caporedattori, sempre più spesso troviamo presenze femminili, però ci sono contesti che sono ancora molto complessi da raccontare e soprattutto che sono più difficili magari da raccontare da un punto di vista femminile nell'interpretazione del ruolo della donna. Ecco perché insomma mi faceva molto piacere essere qui questa sera per contribuire come premiante a questo riconoscimento, che però non voglio anticipare nulla, ti lascio la parola.
Allora, grazie a Sara Varetto, che ha ritirato il premio l'anno scorso, proprio per i 10 anni di Sky TG24, il premio Ischia Mediterraneo viene assegnato a... Scarafia, la direttrice di Coppia di Savona, la laureata dell'Osservatore Romano, prima collaboratrice dell'Osservatore Romano. Mettiamo la giornata al centro, aspettiamo il premio e intanto la domanda è quella di Antonio Polito, direttore del Corriere del Mezzogiorno. Allora sì, ciao Lucetta, complimenti. Ma insomma, l'Osservatore Romano è un giornale vecchio come l'Italia, no? È nato qualche mese dopo il Regno d'Italia, anzi forse proprio perché nacque il Regno d'Italia, nacque l'Osservatore Romano. Un giornale è un mondo che, insomma, diciamoci la verità, in questi 150 anni sono stati molto maschili, no? Com'è nata l'idea di questa innovazione abbastanza sensazionale, a mio modo di vedere, di fare addirittura un inserto femminile sull'Osservatore Romano? Intanto dobbiamo ringraziare il direttore attuale dell'Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian, che ci ha dato molto spazio e su richiesta proprio di Benedetto XVI ha aperto il giornale alle donne, ho cominciato a scrivere io, ha assunto delle donne per la prima volta, quindi c'era un nucleo di donne già dentro, non dentro, io non lavoro dentro, ma insomma, che collaborava, è interessante. E la proposta è nata insieme ad una persona che è Ritana Armeni, che invece non fa parte dell'Osservatore Romano, che però è una femminista storica e con noi era molto contenta di partecipare a questa avventura, che è veramente un'avventura in Vaticano, fare un giornale in cui diamo la parola alle donne oppure anche agli uomini, basta che parlino di donne. Con l'ultima precisazione mi sembra importantissima. Allora leggo la motivazione per Lucetta Scarafia. In Italia è una delle poche editorialiste donne, qui è premiata, appunto lo dicevamo, soprattutto per il lavoro di coordinamento del mensile dell'Osservatore Romano Donne Chiesa Mondo, testata che costituisce una vera novità in un ambiente tradizionalmente poco aperto alle donne, come il Vaticano. Non sempre è stato facile, ma con tenacia, pazienza e entusiasmo, da oltre 2 anni Lucetta Scarafia contribuisce a dare voce alle donne nella vita della Chiesa in tutto il mondo. Premio Ischia Mediterraneo consegna il direttore di Sky TG24, Sara Varetto. Grazie. Grazie a voi. Grazie, direttore. Lucetta. Allora, prego. Ognuno scende ovviamente dal palco da dove meglio desideri. A proposito di difficoltà, sempre nei racconti che noi abbiamo raccolto di chi per esempio è stata per varie edizioni giurata del premio Ischia, c'è quella di Valentina Alazraki, vaticanista, corrispondente di Televisa in Messico, che racconta brevemente così il suo ricordo, la sua storia e la grande difficoltà però superata, diventando una tra le vaticaniste più brave al mondo. Vediamo. Quando io ho iniziato, e parliamo di molto tempo fa, in Vaticano per esempio non c'erano donne e ho avuto moltissime difficoltà, perché il vaticanista era un uomo di mezza età, un professionista, un uomo e mezza età, questo era l'identikit, quindi io ero vista veramente come una cosa, avevo 20 anni ed ero vista come una cosa assolutamente anomala nella sala stampa vaticana. La mia fortuna è stata Giovanni Paolo II, la sua elezione, lui che ha cambiato proprio il modo di gestire il rapporto fra uomini e donne, soprattutto giornalisti e giornaliste, e poi il fatto che lui fece il primo viaggio in Messico, quindi tutti i miei colleghi maschi, uomini, mi videro in video in Messico e solo al ritorno mi considerarono una di loro, però ecco, è stata una felice coincidenza. Thank you.
già dedicato canzoni, questa non sarà l'ultima. So che non sarà facile averti, tu non ti fermi mai, ma io mi sento un altro quando sono tra le tue braccia. Cercata per le strade del mondo, dentro agli occhi che venivano incontro, e nel buio di quel mare profondo, che un po' cielo era già. Questo è l'incontro di due città che si amano profondamente, Bologna e Napoli, sono due città che si amano tantissimo. Io ho imparato ad amare ancora di più questo incontro Napoli-Bologna grazie al mio amico Lucio Dalla, che era proprio era il testimonial di questo grande amore fra Napoli e Bologna. E quindi io ho avuto l'occasione di scrivere questa canzone e cantarla con Sal, ho preso proprio l'occasione per farlo. Al volo. Al volo. Al volo. Allora, li ritroviamo. Sal da Vinci, come io lo chiamo padrone di casa, perché è naturale che sia così, Gaetano Curreri come poeta che è arrivato da Bologna a dirci quanto forte possa essere il legame tra queste due città. Ci fermiamo soltanto per un attimo e torniamo tra poco con il premio Ischia di giornalismo internazionale. Grazie.
da Piazza Santa Restituta all'Acqua Meno, siamo a Ischia, l'avete visto, lo sapete, per il 35esimo premio internazionale di giornalismo Ischia. Si stanno avvicendando i premiati, i premiatori, ricorrono anche i ricordi e ovviamente di chi, non potendo essere presente qui oggi, però manda un proprio messaggio. Abbiamo sentito grande musica, tutto è grande in questo premio che permette ancora una volta Ischia internazionale per principio di diventarlo ancora di più, perché il miglior giornalismo nazionale e mondiale si raccoglie qui in questa isola in questi giorni. Abbiamo il premio Ischia giornalista dell'anno per la TV e ho bisogno come premiatore della presenza sul palco di Maurizio Maddaloni, presidente della Camera di Commercio di Napoli. Buonasera Presidente, buonasera a lei e ben ritrovato. Allora, ci mettiamo qui un istante per una breve chiacchierata. Importante continuare a sostenere un premio come questo. Senz'altro, la Camera di Commercio da un po' di anni che lo fa con grande convinzione, peraltro 35 anni mi faccia dire, ma non li dimostra, non li se dimostra. Li porta bene, anche perché ogni anno rinnova la sua formula, si arricchisce di forum, di approfondimenti, uno per tutti. Domani come dire, ci sarà un approfondimento in particolare sulle potenzialità del nostro turismo e della nostra gastronomia, certo. Parlando dell'Expo 2000, poi insomma parlare di cultura, parlare di informazione, credo che sono due drive importanti anche per leggere il nostro territorio, che poi si faccia di Ischia, una delle perle del nostro territorio, anche una valenza di promozione turistica, quindi credo ci siano tutte le condizioni per, come dire, per spegnere una bella candelina, per fare gli auguri di un buon 35esimo anno di compleanno e prepararci tutti insieme per lavorare per l'edizione numero 36. Allora Presidente, venga qui con me, ci spostiamo per permettere alla nostra regia, grazie al nostro regista Francesco Minuto, di leggere insieme il giornalista dell'anno per la TV. Il premio viene conferito a Mario Orfeo, direttore del TG1. Allora, direttore, come sempre, vi è premiato qui al centro e prima ancora, anzi facciamo una cosa, prima leggiamo la motivazione e poi partiamo con la domanda. Mario Orfeo, direttore del TG1, giornalista a tutto campo. Dopo i successi ottenuti con la carta stampata come direttore di Il Mattino e Il Messaggero, alla guida del TG1 ha avuto il merito di incrementare autorevolezza e gradimento tra i telespettatori, ottenendo picchi di ascolto in occasione dei grandi eventi e guidando il passaggio al digitale del suo telegiornale. Se fossimo al Giro d'Italia potremmo dire che Mario Orfeo riesce davvero a indossare sempre la maglia rosa. Allora, consegna del premio, poi consegna del microfono, eccolo. Il tempo per i nostri fotografi. E prima delle dichiarazioni del premiato, la domanda è quella del direttore dell'ANSA, Luigi Conto. Buonasera Mario, buonasera alla maglia rosa e complimenti a te e a tutta la redazione del TG1. Abbiamo detto nella motivazione che Mario ha una lunga carriera nella carta stampata. Gli chiedo, per i non addetti ai lavori, qual è stata la difficoltà maggiore nel passaggio dalla carta stampata alla televisione, e poi gli chiedo anche che cosa significa per una corazzata come il TG1 passare al digitale, più in generale per l'informazione, che cosa significa. Allora, intanto posso ringraziare la giuria, gli organizzatori, la RAI, che vedo qui rappresentata da Costanza Sclapon, tutti quelli che hanno contribuito a questo successo, i miei giornalisti, ovviamente i redattori, tutti i colleghi che hanno lavorato a questo progetto della digitalizzazione. Allora, il passaggio dalla carta stampata alla televisione è un passaggio abbastanza morbido, nel senso che credo che la carta stampata sia una scuola di giornalismo che poi valga per qualsiasi forma di giornalismo, appunto dalla TV al web, alla radio. Vedo un po' più difficile il passaggio inverso, diciamo, questa è una vecchia querela tra noi giornalisti. Per quanto riguarda la digitalizzazione, è un passaggio per noi molto importante, è stato un passaggio fondamentale di modernizzazione, vuol dire una migliore qualità delle immagini, una maggiore velocità delle informazioni, un nuovo studio, una nuova scenografia, una nuova sigla che ci è stata regalata dal premio Oscar Nicola Piovani.
E, come dire, è anche un modo per imporci un nuovo modo di fare giornalismo, più attento ai contenuti, più di reportage, più di inchiesta, più dentro i fatti, dentro le notizie, e meno superficiale. Quindi credo che sia, diciamo, in quanto servizio pubblico, un fattore molto importante per tutti, soprattutto per i tanti cittadini che ci seguono. Allora, Mario Feo con il suo giornalista dell'anno per la TV, buon lavoro e lascia il palco con un peso importante. Peraltro fammi dire un'emozione particolare, perché insomma Ischia è un po' di casa per me. Poi ritorno su questo palco 7 anni dopo, averlo preso come carta stampata insieme a colleghi come Carlo Gambalonga e altri che sono qui presenti, quindi diciamo per me è una soddisfazione speciale. Grazie direttore, grazie presidente. Noi andiamo ancora con uno dei premiati, vincitore dei premi Ischia 1995. Il 1995 è il primo anno in cui vengono assegnati i premi anche grazie ad un sondaggio pubblico, tra cui quello dedicato alla carta stampata. Quell'anno vinse in questa sezione Vittorio Feltri. La parte che noi facciamo vedere manca, anche se lui racconta ovviamente quanto conti il supporto dei lettori, di una battuta troppo veloce che ha fatto e ha aggiunto: non ci fossero stati lettori probabilmente io questo premio non l'avrei vinto mai. Vittorio Feltri, 1995, ricorda quel giorno e ci spiega quanto sia importante, quanto pesi il valore dei lettori che giudicano un direttore. Vediamo. Beh, è decisivo, come insegna soprattutto la televisione, ma anche nei quotidiani, nei settimanali, il consenso, il favore del pubblico spesso si viene stimolato dalla firma. Certo è che per diventare una firma ci vogliono degli anni, e poi insomma bisogna scrivere 3.000 articoli per essere appena appena notati. Poi ne scrivi uno brutto e ti giudicano per quello brutto, e tutti gli altri 3.000, questo è il rischio. E quello è il rischio, effettivamente, perché è sempre una questione, come è chiaro, di pagelle. E c'è ovviamente tutti coloro di cui noi stiamo parlando, sono giornalisti, sono comunicatori, non sarebbero diversamente in questo premio, che fanno virtù della propria forza e del proprio coraggio quotidianamente. Oggi sono state consegnate delle, possiamo definire, delle menzioni speciali, dei riconoscimenti speciali, che sono andati ad Antonio Manzo, giornalista del Mattino, per la sua ampia produzione di inchieste e interviste pubblicate sul più importante quotidiano del Mezzogiorno, a Luciano Regolo, che è qui accanto a me, direttore dell'Ora della Calabria, per aver condotto senza alcun timore la battaglia a difesa di una corretta informazione in una regione difficile come la Calabria. Antonio Manzo, perché non si smette mai di migliorare, e il compito di chi fa tanti scoop importanti è quello di alzare sempre l'asticella. Alzare l'asticella per la sopravvivenza, per esempio, della carta stampata, attraverso strumenti di comunicazione come le interviste, le inchieste, gli approfondimenti, che sono la storia nelle storie quotidiane. Quando noi le raccontiamo rischiamo perfino di essere il passato rispetto alla impetuosità del web, rispetto alla rete, rispetto, diciamo, alla fragilità del messaggio che passa in maniera così immediata. Invece le storie che tentiamo di raccontare possono davvero rappresentare quella storia, scienza del cambiamento, come la chiamava Mark Bloch, cioè la storia che diventa, attraverso i suoi personaggi e i suoi protagonisti, il racconto di vite vissute. Questo credo che sia una delle possibilità di sopravvivenza della carta stampata oggi rispetto alla modernità della rete. E per sopravvivere la carta deve essere stampata, e nessuno può impedire che questo avvenga. Luciano Regolo, noi ricordiamo, ne abbiamo anche parlato oggi, il coraggio che è servito e che serve quotidianamente, ma che è servito in particolare in una
pagina brutta della vostra storia che voi avete reso bellissima. È stata una pagina dolorosa perché la notte tra il 18 e il 19 febbraio qualcuno ha bloccato le rotative per non far pubblicare una notizia relativa al figlio del senatore Gentile che era stato messo sotto inchiesta, e c'è un rinvio a giudizio per violenza privata sullo stampatore che faceva quella telefonata dove diceva che il cinghiale è ferito, poi ammazza tutti. Dopo la telefonata del cinghiale sono successe delle altre cose, lo stampatore ha cercato con una procedura di liquidazione molto strana e oscura di acquisire la proprietà della testata stessa, e noi ci siamo opposti. Nel momento in cui ci siamo opposti ci è stato oscurato il sito e oltre che sospendere le pubblicazioni. La menzione che ho ricevuto oggi è un premio per tutta la squadra che è rimasta con me, perché appunto è stato detto tante volte, ma ancor più in una terra così, loro hanno dato tanto a me e io sto dando tanto a loro. Siamo un gruppo affiatato, presto torneremo in edicola, forse non sarà lo stesso nome, faremo stesso la guerra ai cinghiali, questo è garantito. Luciano Regolo, grazie. E andiamo da chi oggi ha consegnato questi riconoscimenti, Caterina Miraglia, l'assessore alla cultura della regione Campania. C'è un impegno da parte della regione, un impegno molto importante, un impegno a essere centro della cultura, senza dimenticare mai che laddove viene a mancare la cultura viene a mancare tutto il resto, ecco perché, e questo lo dicevamo oggi, c'è chi cerca di non far parlare un giornale, ci sono stati tempi oscuri in cui si bruciavano i libri, insomma voglio dire, il peggio c'è sempre. Caterina Miraglia qui con noi. Il coraggio di dire ai più giovani come anche ai più grandi, noi con la cultura non vi lasciamo mai soli. È un coraggio non soltanto economico, non soltanto legato ai fondi, no? Dice ci sono i fondi, lo possiamo fare. È dettato da che cosa? Beh, intanto bisogna dire che proprio nel settore della cultura l'impegno non può essere legato al valore economico. L'economicità dell'impegno culturale è un affiancamento, perché il primo motivo per cui si deve sostenere la cultura viene dal profondo del convincimento, quindi è prima un sentimento e prima un ideale. Accanto agli ideali, per sostenere gli ideali va da sé che la risorsa economica è fondamentale, ma certamente non è il viatico perché si possa distribuire o far conoscere o dare valori culturali a quelli che sono i messaggi. Io vorrei dire che ho avuto l'onore e il privilegio di premiare due straordinari giornalisti e loro sono l'esempio vivente, come nel secondo caso, di quello che è dato come giornalismo di passione e che quindi prescinde dalla valutazione e dal sostegno economico. Speriamo, d'altro canto, però, di poter sempre aiutare economicamente, ma questo non può essere un'occasione di pretesto per non creare o non diffondere cultura. Grazie assessore, grazie a lei. La compagna del reporter con me, Pasquale Sulmese, ben trovato, assessore al turismo, ha bisogno di risorse, andiamo assessore, venga con me. Diciamo questo sul palco, assessore al turismo della Regione Campania, c'è bisogno ovviamente di risorse perché insomma il turismo stesso dovrebbe essere cultura o perlomeno strettamente collegato. Credo che l'opportunità che il governo regionale ha colto, quello di utilizzare al meglio le risorse comunitarie accompagnando i vari comuni a poter mettere in campo idee progettuali integrate, come quella grande intuizione che il fondatore di questo premio ha avuto, Giuseppe Valentino, un'idea, le bellezze, l'evento giornalistico internazionale, sì, certo. È stato lungimirante e credo che su questa strada la Regione Campania, avendo individuato nel Grand Tour, nel cartellone degli eventi e avendo visto immaginato che c'era un'inversione che abbiamo registrato quando alla Fiera Francoforte, alla Borsa di Milano, di Rimini, le nostre bellezze erano apprezzate e i risultati si stanno verificando. Allora, i risultati si stanno verificando e i risultati
si verificano ogni giorno, perché ogni volta che scrive, se non è ogni giorno, noi aspettiamo i suoi articoli. Questo fa tutt'uno, come diceva poco fa l'assessore, tutto si mette insieme per premiare il giornalista dell'anno per la carta stampata. Vediamo. Fiorenza Sarzanini, giornalista di razza. Giornalista di razza e figlia d'arte, da 10 anni inviato speciale e punta di diamante della cronaca giudiziaria del Corriere della Sera. Da tempo ha conquistato la stima dei colleghi, il consenso di un vastissimo pubblico di lettori che l'ha consacrata come uno dei maggiori protagonisti del giornalismo di inchiesta. Riceve il premio Fiorenza Sarzanini dall'assessore Sommese. E la domanda, prima ancora che la premiata dica qualcosa, è quella di Paolo Graldi, presidente della giuria del premio Ischia, editorialista del Messaggero del Mattino. Direttore, prego. È già direttore di Fiorenza Sarzanini, prego. Quanti me ne hai fatti? Cara Fiorenza, si è parlato tanto questa sera di coraggio, una parola che è ricorsa molto spesso. Di coraggio nel tuo giornalismo ce n'è moltissimo. Ogni giorno, dai tempi del G8 di Genova al diario di questa strana, incredibile storia dove ladri e guardie, controllori e controllati mangiano alla stessa mensa, che poi è una mangiatoia. Mi racconti le difficoltà di questa testimonianza quotidiana, cercando di sintetizzare i tempi della giustizia lentissimi con quelli dell'urgenza di capire il bisogno di essere informati. Ma sicuramente quello che tu dici è vero, nel senso che ci troviamo, ma non da adesso, spesso a vedere che i ladri e guardie sono dalla stessa parte, e per fortuna anche no, nel senso che poi ci sono guardie che i ladri li arrestano. E il nostro lavoro, la nostra difficoltà, io non parlerei di coraggio, parlerei di correttezza, è quella di dover distinguere i ladri dalle guardie, e per questo di dover gestire bene le fonti, nel senso che noi siamo strumento per le fonti, e quindi l'equidistanza dalle fonti ci permette di essere equidistanti per i lettori, e questo secondo me è il vero coraggio che ogni giornalista deve avere, e cioè quello di sapere che la mattina i suoi lettori, quando leggeranno il suo articolo, sapranno che ha cercato di non farsi strumento di nessuno. Io volevo ringraziare la giuria, perché per me questo è un riconoscimento davvero importante, quindi grazie di cuore, grazie. Te lo meriti. Non abbiamo trattato con le donne, ma abbiamo fatto prima con il direttore di Sketch 24, Sara Vareto, il tema altrettanto importante di quanto sia complesso essere direttore, essere giornalista d'assalto, lavorare quotidianamente, essere madre. Ecco, questo è un altro tema su cui forse un'altra volta, nella prossima edizione del prossimo premio, sarà bene anche così sottolineare, fare una sottolineatura. Questo lo dico perché oggi ho visto Fiorenza Sarzanini con la sua, che non è più una bambina ma una ragazza già grande, perché ci sono bimbi più piccoli, perché in tutto questo si riesce ad essere, loro riescono ad essere, e chi è passato per questo premio sa essere anche madre di grande talento, e non è una cosa di tutti i giorni. Questa è un'aggiunta che ci tenevo a fare. Grazie, Fiorenza Sarzanini, Corriere della Sera, giornalista dell'anno per la carta stampata, insieme all'assessore Pasquale Sommese. E a proposito di
altri vincitori. Siamo sempre nell'edizione del premio Ischia del 1995, a vincere tra i premiati c'è Enrico Mentana. Enrico Mentana che ci saluta in questa serata così, parlando delle qualità, le cose più importanti che un giornalista debba portare con sé. Una tra le qualità più importanti quando lui ha iniziato a fare giornalismo era ovviamente anche quella legata all'età. Vediamo. Quando io iniziai più di 30 anni fa, 35 anni fa, a fare il giornalista, chiunque fosse dotato di un minimo di capacità e l'avesse voluto sarebbe diventato giornalista. Oggi i termini si sono ribaltati, soltanto pochissimi e non per forza i migliori riescono a entrare. C'è una selezione feroce che è dovuta al fatto che le aziende editoriali, se potessero, ma non lo possono fare, licenzierebbero i giornalisti, cioè ridurrebbero la forza lavoro giornalistica, non la possono aumentare e tantomeno possono riuscire a creare il turnover, il ricambio. Si è provato con i prepensionamenti, che sono comunque una pratica poco simpatica, ma in ogni caso i nuovi assunti sono spesso con un minor numero di garanzie e con una persistente precarietà. Non aprono nuovi giornali, non ci sono le condizioni di mercato, questa è una fase molto difficile. Ci vuole coraggio per essere quello che voglio una volta per tutte. Ci vuole pazienza per vivere bene e far fronte alle mille sconfitte. Ma se ti avessi adesso, io sarei me stesso, ti prenderei per mano, ti porterei lontano. Ci vuole silenzio per sentire forte il rumore del nostro dolore. Ci vuole una stanza per chiudere i sogni all'interno e riuscire ad amare. E adesso ti chiedo scusa ancora, amore mio, perdona. Perdona se le mie mani non toccano solo te. Fare l'amore alle volte è difficile. Cuore a te, ora, per te.
grazie Sal. Con Sal Da Vinci ci vedremo più tardi. Noi proseguiamo con questo premio che arriva alla sua pagina internazionale come, ecco, vedete, insomma, come il premio racconta sin dall'inizio, sin da quel 1980, quando, ribadiamo ancora una volta, Giuseppe Valentino ebbe questa idea. Per il premio Ischia Internazionale il premiatore è il sottosegretario all'economia e finanze Giovanni Legnini. Onorevole, buonasera. Grazie intanto e ben trovato. Dovendo parlare di internazionalità e guardando ai confini della nostra Europa, sicuramente tra qualche giorno, anzi è già tutto pronto ovviamente, noi partiamo verso questo semestre europeo, che non è soltanto il semestre europeo, ha un sapore molto particolare, molto speciale, in vista anche del risultato che c'è stato alle elezioni politiche. Economicamente parlando, che cosa dobbiamo aspettare? Ma innanzitutto possiamo essere orgogliosi di essere italiani in questa circostanza. La domanda che ci dobbiamo fare è: l'Italia, in vista di questo semestre che inizierà fra due giorni, ha una strategia oggi per affrontare i suoi problemi e per affrontare i problemi dell'Europa? Ha la forza per determinare risultati, cambiamenti in Italia e in Europa? Ecco, la risposta è sì, e da molto tempo questa strategia non c'era, e c'è grazie al risultato che diceva lei prima, grazie al lavoro che il governo, il Presidente del Consiglio, ma l'intero governo e il Parlamento stanno facendo in queste settimane dure ma importanti, che lasceranno il segno in Italia e in Europa. Come tutte le cose che iniziano, ovviamente sarà qualcosa che dovrà essere rigorosamente monitorato, nel senso che tutte le, non solo promesse, ma le volontà espresse poi dovranno trovare applicazione. Il profilo dell'attuazione, peraltro sottolineato dall'Europa, è decisivo. Non basta discutere, non basta fare le leggi, poi bisogna attuarle, bisogna arrivare all'obiettivo, e nel nostro caso il ritmo impresso dal governo alle decisioni è tale per cui l'aspettativa non può che essere positiva. Io sono convinto che oggi è molto più difficile arretrare rispetto al percorso di cambiamento, di attuazione delle riforme, che non andare avanti, e infatti io sono convinto che andremo avanti. Allora io ringrazio il sottosegretario Legnini, che è premiatore, appunto, diciamo, per la categoria internazionale, e andiamo a vedere a chi viene assegnato questo premio. Ben Melli, blogger tunisina. Abbiamo con noi la traduttrice Gabriella Ramairone, grazie intanto di essere con noi, un premio importantissimo per una giovane blogger. Bonsoir, oui, bien sûr, je considère que ce prix est très très important pour moi qui n'est pas vraiment une journaliste, mais une blogueuse. Mais bon, c'est une reconnaissance pour la révolution qu'ont fait les Tunisiens. Et d'ailleurs, je dédie ce prix à la Tunisie, aux Tunisiens et surtout aux femmes tunisiennes qui sont le rempart contre l'obscurantisme, contre l'extrémisme, et aussi aux martyrs et aux blessés de la révolution, grâce à qui je suis là aujourd'hui. Bene, grazie, buonasera a tutti, e voglio ringraziare, è davvero un premio molto importante, soprattutto perché io sono una blogger, appunto non sono una giornalista, quindi essere insignita di un premio per il giornalismo è molto importante, e dedico questo premio, ovviamente, che è un premio alla rivoluzione che hanno fatto i tunisini, proprio al popolo tunisino, e in particolare alle donne della Tunisia, che sono così il baluardo contro l'oscurantismo e contro l'estremismo. Quindi dedico questo premio anche ai martiri e a tutte le vittime di questa rivoluzione. Noi possiamo vedere, lo chiedo alla regia, le immagini di donne tunisine della rivoluzione femminile in questo paese.
Allora, queste sono immagini che raccontano situazioni molto differenti tra loro, raccontano situazioni in cui le donne possono avere il proprio ruolo, lo vedete, di lavoro, di comando, da dove le donne sono libere intanto di poter lavorare, ma non sempre questa condizione viene poi rispettata. Quella che la nostra premiata, la nostra blogger sa raccontare è una condizione che merita la massima attenzione. Parlavamo poco fa proprio del lavoro dell'Europa. Queste immagini che cosa raccontano del suo paese? En fait, ces images sont d'un photographe tunisien. Il a fait cette vidéo pour rendre hommage à la femme tunisienne. Vous savez tous que nous avons eu beaucoup de problèmes après la révolution, après le départ de Ben Ali. La révolution continue, pour moi, c'est pas fini toujours. Mais après le départ de Ben Ali, malheureusement, il y a une vague d'extrémisme religieux qui a fait son apparence en Tunisie. Et j'estime que les femmes tunisiennes sont là pour dire non à cette vague de l'obscurantisme. J'ai choisi cette vidéo pour rendre hommage à la femme tunisienne grâce à qui on avance chaque jour. Aujourd'hui, si on observe toutes les manifestations, toutes les actions, même caritatives, on voit que les femmes sont toujours dans les premiers rangs. Il y a des gens qui veulent changer ça, il y a des gens qui veulent voir une régression par rapport au statut de la femme, et à ces gens-là, je dis, vous ne passerez pas, la Tunisie restera toujours, et la femme tunisienne restera toujours une étoile, une lune, un soleil qui éclairera la Tunisie. Allora, sono immagini che è un florilegio di fotografie di un fotografo tunisino che ha voluto dedicare questo video proprio alla donna tunisina, che è un simbolo anche di una lotta che continua, perché certo c'è stata la rivoluzione, ma poi dopo la fine così del potere di Ben Ali la rivoluzione continua, per me non è finita, e anzi c'è stata così una ondata di una ripresa dell'oscurantismo e un'ondata anche di repressione del ruolo della donna. Si guardano anche tutte le classifiche, per esempio qualitative, si vede che le donne sono sempre ai primi posti anche in tutte le attività, anche come risultati scolastici, lavorativi, eppure ci sono molti, sono molte le forze che tentano così di fare dei passi indietro, di provocare un arretramento. In questo io a tutte queste persone dico no, non ce la farete, la donna tunisina resterà un sole a illuminare, diciamo, la strada così della libertà. Allora, prima della consegna del premio, la domanda del presidente dell'associazione stampa estera in Italia, Martin Alderen, prego. Sì, buonasera, bonsoir e felicitazioni, naturalmente. Merci beaucoup. Farò la domanda in italiano, in modo che tutti capiscano. Noi ci chiediamo molto spesso in Europa, lei ha parlato di una battaglia importantissima. Anche negli altri paesi arabi c'è questa battaglia a volte ancora molto più difficile. Noi ci chiediamo sempre in Europa che cosa possiamo fare per aiutarvi. Non siamo indifferenti, vogliamo aiutarvi, ma potrebbe anche essere controproducente, perché forse se noi vi aiutiamo potrebbe essere considerato invadenza indesiderata, potrebbe essere considerato un tipo di pazzolanismo che non volete. Quindi la mia domanda è questa: possiamo fare qualcosa per aiutarvi, o a questa battaglia di cui lei ha parlato preferite pensare da soli? Ben, c'est sûr que c'est notre combat à nous, mais nous vivons tous dans ce monde. Ben, je suis fière d'être tunisienne, je suis fière d'être une femme tunisienne, mais je considère aussi que je suis une citoyenne du monde. D'ailleurs, je le dis très bien dans mon petit livre que j'ai écrit juste après le départ de Ben Ali de la Tunisie. Donc je pense que tous les peuples doivent s'entraider, mais bien sûr, il ne faut pas interférer dans les affaires internes du pays, ça c'est sûr, sinon on va parler d'invasion, de colonialisme et tout ça, mais l'aide pourra venir à travers, je dirais, le journalisme, les journalistes, il faut voir ce qui se passe vraiment en Tunisie. Malheureusement, aujourd'hui, je ne vois pas que l'information passe très bien par rapport à tout ce qui se passe en Tunisie, mais il faut en parler, il faut aller sur place, n'ayez pas peur de venir en Tunisie et de voir ce qui se passe vraiment en Tunisie.
Donc, c'est à travers les échanges, à travers les conférences, échanges d'expériences, et aussi à travers l'investissement et le tourisme. Comme je l'ai dit, venez en Tunisie, n'ayez pas peur. Et d'ailleurs, facciamo intervenire Gabriella. Sicuramente è una nostra lotta, è vero che è la nostra lotta, ed è anche vero che bisogna evitare di risultare, come dire, invasivi, paternalistici. Potrebbe essere anche un'accusa di colonialismo se si ingerisse negli affari interni di un paese, però è anche vero che c'è bisogno d'aiuto. Io sono tunisina, sono fiera di essere tunisina, una donna tunisina, però mi sento anche cittadina del mondo. D'altronde l'ho scritto anche subito nel piccolo libro che ho pubblicato, insomma, dopo così la caduta di Ben Ali. Mi sento cittadina del mondo ed è necessario che i popoli del mondo si aiutino vicendevolmente. Che cosa si può fare? In effetti quello che si può fare è parlare di quello che succede in Tunisia. Quindi innanzitutto vi invito a venire in Tunisia, proprio voi che siete giornalisti, venite a vedere, perché purtroppo devo dire che non mi sembra che le informazioni riguardo a quello che sta davvero succedendo passino del tutto. Quindi assolutamente non abbiate paura, venite in Tunisia, la stampa deve parlare, i giornalisti devono vedere quello che succede, e poi ovviamente l'aiuto può venire anche così dagli investimenti, dal turismo. Quindi ancora di più un invito a venire nel mio paese. Allora consegna il premio il sottosegretario all'economia e finanze Giovanni Legnini. La motivazione che deve essere tradotta è il premio internazionale di giornalismo Alina Ben Menni, la giovane blogger tunisina che grazie ai social network ha avuto un ruolo di rilievo dell'informazione durante la primavera araba. Ha illustrato con testi e con le foto le responsabilità del governo nella repressione dei giovani manifestanti. Con il suo blog e soprattutto con il suo nome e il suo volto continua a lottare per i diritti delle donne, spesso violati nel proprio paese. Grazie. Grazie, consigliere Paolo. E questo è dunque il premio internazionale, avete sentito, non sono una giornalista, sono una blogger, e tutto questo ovviamente fa parte del discorso dal quale noi abbiamo fatto iniziare la nostra serata, cioè quel valore che la comunicazione porta con sé, che il giornalismo porta con sé, quindi la capacità di crescere, la capacità di cambiare, la capacità di comunicare attraverso metodi che forse quando tutto questo è iniziato 35 anni fa, non si sarebbero potuti pensare ovviamente come sono oggi. Abbiamo detto come i premiati delle passate edizioni abbiano comunque voluto partecipare, vi riproponiamo, e lo facciamo sempre tanto volentieri, la presenza di Joaquin Navarro-Valls, perché Joaquin Navarro-Valls voleva raccontarvi una parte molto speciale e molto importante di questo premio, anche proprio nella sua qualità di premiato. Mi piace ricordare in questo momento una persona che era Giuseppe Valentino, il fondatore del premio Ischia, quel giornalista dell'isola di Ischia che gli è venuto questa idea di fondare un premio, il che in sé non è molto originale, fondare un premio. Il problema o il grande merito suo non è stato soltanto fondare un premio, ma portare questo premio a un livello di riconoscenza internazionale, addirittura non soltanto in ambito nazionale, ben conosciuto. Quindi ricordo questa persona. Ricorda questa persona, a questa persona viene tributato un grazie nell'applauso grande di questa piazza, e eccolo qua, Giuseppe Valentino. L'idea era sua e ci sono meriti dei padri che ricadono sui figli, Elio e Benedetto Valentino, grazie. Vi devo dire una cosa, tenerli seduti in questa serata è stata un'operazione veramente di ingegneria meccanica, nel senso che ci è voluto veramente tanto per fare loro questa sorpresa, che poi forse sorpresa lo è ma non è, perché insomma il ricordo di vostro padre è un ricordo tuttora assolutamente vivo. Beh, certamente è un momento commovente per noi, diciamo che noi abbiamo cercato di mantenere fede in questi ultimi 25 anni,
a quello che era un impegno preso del 1980, credo che alla fine possiamo essere soddisfatti perché ci siamo riusciti. Il mio ringraziamento va soprattutto anche alla giuria che si riunisce fisicamente ogni anno per avere autorevolezza, per premiare il merito e per mettersi in discussione, per giudicare i colleghi che spesso non è semplice farlo. Dunque il mio ringraziamento va ai 30 giurati, abbiamo 3 giurie. E il nostro ringraziamento va a voi. Allora, andiamo ancora avanti, questo è il 35esimo premio Ischia internazionale di giornalismo. Io seguo, anzi mi faccio seguire dalla nostra camera, ritorno sul palco perché siamo arrivati, diciamo, praticamente alla nostra ultima pagina, anche se ci sarà ancora musica, ci sarà ancora arte e soprattutto ci sarà ancora il modo di ringraziare tutti voi che poi siete il premio. Non mi riferisco ovviamente soltanto alla giuria, ma mi riferisco a chi sa riempire questa piazza, non solo perché qui c'è un palco, non solo perché qui ci sono le luci, perché qui da 35 anni si parla di altissimo giornalismo. Quindi un grazie anche a tutti gli ischitani e non, anche quelli che abitano Ischia, fortunati nelle meravigliose stagioni che a Ischia sono ad andare tutto l'anno. Allora, questo premio è il premio conclusivo, è il premio finale, è un premio che nonostante sia leggerissimo, un tempo si scriveva con una penna d'oca, ha un peso molto molto forte. È la prima volta che questo premio viene consegnato a Ischia e la sede scelta è stata questa proprio del Premio Internazionale di Giornalismo Ischia. Luca Lotti è il premiatore ed è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria. Buonasera e grazie di essere con noi. Lo abbiamo già seguito quest'oggi nel corso di Sky TG 24 pomeriggio, un'intervista realizzata dal nostro Alessandro Marenzi. Lei, il premiato della penna d'oro della presidenza del Consiglio dei Ministri, lo conosce bene. Esatto, Paolo Mieli non ha bisogno di presentazioni. Per me è stato un onore presiedere questa giuria e mi auguro che tanti giovani giornalisti possano seguire l'esempio del direttore. Allora, è uno di quei casi in cui il nome è arrivato prima ancora che noi potessimo sperarlo. La penna d'oro della presidenza del Consiglio dei Ministri viene assegnata a Paolo Mieli, presidente del CS Ischia, giornalista, direttore, storico. Centro il premiato. Dicevamo, un tempo si scriveva appunto con la penna d'oca, ma questo lo scopriremo vedendo poi il premio. Prima di assegnare la penna d'oro, questo premio prestigiosissimo, ricordiamo, è stato un premio nel corso del tempo, è stato consegnato ai premi Nobel del nostro paese. La domanda per Paolo Mieli è quella del direttore di Sky TG 24, Sara Baretto. Innanzitutto congratulazioni e complimenti. Per farti una domanda prendo spunto anche da chi ti sta premiando e ti faccio una domanda in qualità non soltanto di grande giornalista ma anche di storico. Abbiamo visto nei giorni scorsi, in particolare è stato esemplificativo nell'incontro fra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, innanzitutto fatto in streaming, quindi con anche dal punto di vista comunicativo ormai è diventata una prassi, qualcosa che era impensabile fino a poco tempo fa. Tutti i partecipanti, tranne un caso, forse avevano meno di 40 anni. Insomma, in pochissimo tempo abbiamo davvero rinnovato la classe dirigente politica di questo paese. E allora ti chiedo, secondo te, e ne abbiamo anche altri esempi seduti in prima fila in questa platea, ti chiedo, secondo te è destinata a durare? Stiamo assistendo ad un cambiamento, i nuovi protagonisti sono destinati a diventare anche i protagonisti dei prossimi anni? Abbiamo visto davvero un cambiamento profondo rispetto a una situazione che da Mani Pulite in poi era, possiamo definirla, abbastanza statica. Sì, io ne sono convinto
del tutto, al 100%, donne e quarantenni o persone che hanno sotto i 40 anni, quanti anni ha? 32. Ecco, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il ruolo che fino a ieri era per antonomasia di Gianni Letta, oggi è di un signore, un'eccellenza, che ha 32 anni. Questa è una cosa da cui anche lei quanti anni ha? 27, ecco. 27 di questa è una cosa. Buonasera, e tanti auguri. Questa è una cosa da cui è evidente che non si potrà tornare indietro. E il giorno in cui appunto le donne cedessero di nuovo il passo a dei vecchi signori, sarebbe un giorno in cui al di là dei contenuti della politica si sarebbe fatto un passo indietro, tutti lo noterebbero e sarebbe l'inizio del tracollo di una stagione politica. Non si può tornare indietro, è evidentissimo, non si tornerà indietro nelle nomine europee, non si tornerà indietro quando si tratterà di nominare il capo dello Stato, quando si è trattato e lo si è visto nel nome, scusate, degli enti pubblici. Secondo me questa è la cosa, il tratto di innovazione più importante. E non è un discorso, i giovani, lo sappiamo tutti, anche le persone più adulte, anche quelli come me, hanno dei valori e sono grato del premio, ma tutti avvertivamo che era arrivato il momento di voltare pagina, uso un'espressione, e che le persone più adulte cedessero il passo a delle persone più inesperte, ma anche più fresche, meno compromesse con la politica degli ultimi 20 anni. Quindi, caro direttore Varetto, ci siamo, il dado è tratto e credo che non si tornerà indietro. Ed è un bene, ricordatelo, è un bene. Grazie. Paolo Mieli, la motivazione per l'oro della Presidenza del Consiglio dei Ministri è questa: premio Penna d'Oro della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Paolo Mieli per aver saputo raccontare gli avvenimenti più importanti del Paese attraverso il costume e la politica, sia nel lavoro quotidiano come direttore della stampa e del Corriere della Sera, sia nell'approfondimento storico che ha dato vita a libri di grande successo. Questo è il premio più antico riconosciuto in Italia dalla Presidenza del Consiglio e lo sottolineiamo ancora una volta con grande orgoglio, per la prima volta viene consegnato a Ischia. Penna d'oro da dalle mani del sottosegretario della Presidenza del Consiglio della Editoria Luca Lotti a Paolo Mieli. Anche il tempo di una fotografia, perché si tiene sempre la scatola dalla parte opposta, non si sa perché, eccolo. Ancora una parola, direttore? Sì, voglio dire una cosa conclusiva di questa festa. Le feste hanno sempre questo aspetto che sono rutilanti, sono colori, cantanti, giornalisti che premiano altri giornalisti. Io non sono più un giornalista come mestiere, lei non l'è mai stato. Noi facciamo eccezioni, ma allora dal di fuori, perché adesso sono di fuori, fatemi dire che si perde una dimensione. Io conosco, perché ho lavorato, dei rapporti d'amicizia con molti dei giurati e dei premiati: Paolo Graldi, Antonio Polito, Sara Varetto, poi Lucetta Scarafia, Andrea Vianello, Mario Orfeo, tutti. Ma io queste persone le ho conosciute, voi pensate che è tutto così semplice, uno arriva, scrive, fa. Le ho conosciute tutte, ma proprio tutte, nel momento del dubbio, del dolore. Per ognuno di loro c'è un momento in cui ci si sente soli, si pensa io non ce la farò questa volta, e ci si sente soli rispetto alle persone che avrebbero dovuto esserti vicine, amiche, sostenerti. Una per tutti, io dedico il mio premio a Fiorenza Sarzanini, che è appena stata premiata. L'ho vista in momenti come questi che vi ho descritto, e ho visto lei, l'avete visto, una ragazza mingherlina, simpatica, l'ho vista tirare fuori un carattere, ma davvero un carattere che mi ha colpito e ha dato forza a me, che ero il suo direttore. Fiorenza, ti dedico questo premio, la Penna d'Oro, lo vincerai te, lo dedico anche a tua figlia che è qui con te, lo dedico a tutti i vostri figli, quelli di Antonio Polito, di Sara Varetto,
e altri bambini che non ho conosciuto, e anche questo, una donna, dei bambini, dei ragazzi, andate avanti così, forza, grazie. Grazie Paolo Mieli. Grazie, grazie davvero. Allora, vedete il tema delle abbraccio da parte di Fiorenza Sarzanini, ora al suo già direttore, come appunto il tema delle donne, madri, ritorna, perché questo credo che valga, noi stasera parliamo di giornalismo, ma crediamo senza dubbio che possa valere in tutti i lavori, non sappiamo quanto, perché sarebbe a questo punto davvero una lunga intervista, provando a chiedere a tutte le madri che sono presenti in questa piazza di varie età, quanto sia difficile mettere insieme l'una e l'altra cosa. Allora, abbiamo un ultimo momento di grandissima musica, ed è un momento particolarmente emozionante perché carico di poesia, perché si torna a parlare ancora una volta di calcio, perché questo parlare di calcio, molti di voi lo riscontreranno, perché le immagini raccontano davvero una storia possibile per tutti. Questo parlare di calcio alla fine è parlare direttamente della nostra storia. L'avevamo detto in apertura quando Gaetano Curredi e gli Stadio ci hanno raccontato, ribadiamo, una canzone che è degli anni 80, chiedi chi erano i Beatles, e tutti noi sappiamo cantarla. In questo caso è l'ala tornante. La domanda ci sarebbe, ovviamente, perché Gaetano ha detto poco fa, io vengo da Bologna, quest'anno sono i 50 anni dello scudetto del Bologna, che purtroppo è andato a finire in Serie B, però quello fu un grande scudetto, anche molto, molto difficile da conquistare, fogli per anni, Bulgarelli, grande Giacomo Bulgarelli. Allora, l'ala tornante in sostanza chi è? L'ala tornante è un giocatore che viene fuori dagli schemi, quello che rischia, rischia anche la brutta figura, perché è uno che corre tanto, che cerca di coordinare la difesa e l'attacco, quello che ti fa quel cross fantastico, che ti fa fare il gol favoloso. Noi abbiamo visto anche uno sprazzo di ala tornante nella prima partita con l'Inghilterra, quel gol di Balotelli con quel lancio di Candreva che si ha tentato di fare ala tornante. Ma le grandi ali tornanti della storia del calcio purtroppo non ci sono più. Me ne viene in mente uno, Bruno Conti per esempio. Oh, meraviglioso! Claudio Sala, non deve svelare nulla, Gaetano Curredi. Quello che voi ascoltate ora e quello che voi vedrete, scelto pezzo pezzo dagli Stadio, è pura poesia applicata al calcio. Io voglio dedicare questa canzone a Ciro Esposito, perché io credo che questo ragazzo che amava la vita, che amava il calcio. E il calcio deve essere questo, il calcio deve essere vita, passione, poesia, e non può essere violenza, assolutamente, non deve essere violenza. Quindi dedicata a te Ciro, questa canzone scritta dal grande poeta Roberto Rovessi. Squadretta di Serie C, ero un'ala tornante lì nel catino ferroso con un filo.
ad aprire, l'avevamo detto, era poesia applicata al calcio. Noi chiudiamo questa 35esima edizione del Premio Internazionale di Giornalismo Ischia. Abbiamo visto scorrere immagini di squadra, permettetemi di ringraziare Francesco Venuto in regia, i colleghi Francesca Smacchia e Daniele Semeraro che hanno preparato questa serata, la produzione, Irene Bodio, tutti coloro che a Sky quotidianamente fanno sì che noi si possa essere Sky TG 24, di nome e di fatto, per 24 ore sempre pronti all'informazione. Grazie a tutti, buona serata e viva questo premio internazionale di giornalismo Ischia. Grazie.